Andiamo subito con appunto le formazioni che partono i giochi d'ufficio. Bel colpo d'occhio dai, chiamata di Stadium, bellissimo, bellissima location appunto nella zona nord di Messina. Comunque con le formazioni 101, quindi diciamo che i gol dovrebbero mancare. Diciamo bella cornice anche di pubblico, mentre intanto l'arbitro ha dato il via alle ostilità con questa prima parata di Faranda sul destro di Santa Maria. La finale appunto del 2012, questa palla che si infocca sul tocco di Benedetti. Credo sia stato Alessandro, Ale. Forse Alessandro, 1-0 dunque per il Pola che sblocca subito. Siamo smentite subito, abbiamo detto niente emozioni, almeno quando le squadre non si studiano. Non è stato così, 1-0 per il Pola che... di Pasquale Princi invece la gioca sulla corte che va con il destro, palla alta, non di molto, anche di fisico. Faudetti cerca la porta. I migliori marcatori sono per il Poseidon Princi con 26 gol. Destro di Campanella! 1-1! E parecchio subito il Poseidon contro il Campanella. Stavamo parlando, appena entrato in campo. Subito 1-1, Previti non mi è sembrato reattivissimo, però gran conclusione di Campanella. Subito pareggio riagguantato per i ragazzi in maglia bianca. È chiaro che... salta netto Alessandro, occhio a Princi, si portava sul destro, eccolo qui. Deviazione, Previti in qualche modo per la squadra. Arena, Paludetti, destro di Paludetti, Faranda è bravo a metterci la mano e poi si carica tutto Faranda, calcio d'angolo per sempre un colpo al cuore, nato all'1-0, sempre un colpo al cuore di Santa Maria. Eccolo qui, Faranda, bravissimo, in questo caso era coperto, però al Poseidon che con la conclusione. Quelli del Poseidon, qui la corte, vince un contesto, poi la corte, poi il destro, palla fuori di un nulla. Andiamo per via interna, Princi, la corte, ancora Princi, poi il destro, bravissimo, bravo. Poi glielo soffia Santa Maria con un numero, palla per Paludetti, posizione, e Faranda fa un miracolo. Sì, miracolo di Faranda, però devo dire che... Eccolo qui, piccolo, poco fa, una sua disattenzione, stanno costando il gol. Zona centrale, Giorgio, il gentiluomo arriva attraverso, è completamente sbagliato. Da parte di Gentiluomo finisce il primo tempo 1-1. Filippo Alessandro e Tonino Campanella sono i marcatori di questa prima frazione. Sì. Io direi di andare subito alla nostra Roberta per le interviste. Speriamo che riusciamo a portare a casa questa benedetta vittoria. E ancora manca tanto, quindi non posso dire più nulla. La partita è durissima, si è visto subito dall'inizio, i ritmi sono alti, i compagni sono entrati bene in partita, però loro subito sono rimessi in carreggiata con il pareggio. E si deciderà con qualche episodio sicuramente, perché l'equilibrio è troppo per essere spezzato da una supremazia, sicuramente sarà equilibrata fino alla fine. Interessante nei primi 35 minuti, vediamo quello che hanno da regalarci queste due squadre. Intanto l'amico Gabriele, quello qui, Gentiluomo. Palla interessante, poi sinistro di Gentiluomo, si allunga a limitarlo, eccolo qui però Paludetti, Faranda con un miracolo, Princi, gira bene, Princi con un bel numero, Princi qui, bravo, Princi con il destro, eccolo qui, la tirazione di Campanella, qui spazio per Alessandro intanto, Alessandro, non la tiro, eccolo qui Faranda, ecco per l'intervento, la parte di Campanella, la consenso per Santa Maria, eccolo qui, Faranda con un miracolo, che parata di Faranda, che parata di Faranda, Faranda con un miracolo, poi Paludetti diceva la vittoria, ci ha subito smentito facendo una parata clamorosa, ancora Faranda con un miracolo, Faranda prodigioso su Santa Maria, hanno fatto bene, spazio per Pernice, qui vediamo Pernice, destro, Faranda qui è andata a terra un po' prima, un po' più non si può mettere la parata più difficile di Faranda, no. Spazio qui per piccolo, piccolo, il destro, piccolo, piccolo che lascia fermo immobile, lo fredda con il destro per fare il 2-1, si arrabbiano tutti quelli del Pola perché il vantaggio, il vantaggio, il recupero va a Campanella, alla basta, ma la resta lì, c'è la corte, il tocco della corte, 3-1, si avvicina Roma per il Poseidon, il tocco della corte che fa 3-1 e c'è le speranze, i sogni di rimonta da parte del Boca. Chiaro che con 2 minuti e mezzo da giocare questa mi sembra sbaglia tutto con la Campanella, occhio a Paludetti, Paludetti la palla per Giorgio che si divora il gol del 3-2. Giova adesso a Roma il Poseidon, eccolo qui, 3-1 il Boca per quest'anno, deve lasciare il sogno Roma ai suoi avversari, vale a dire il Poseidon che vince questa finale e appunto quella nella capitale per le fasi nazionali finali di questo
avversari sconfitti che comunque sono dimostrati all'altezza. Buona serata. Ciao. 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 Ci